Io mi sono scelto e ho consacrato questa casa perché il mio nome vi resti per sempre. Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, o Signore. Si avvicinava la Pasqua dei Giudei e Gesù salì a Gerusalemme. Trovò nel Tempio gente che vendeva buoi, pecore e colombe e là, seduti, i cambiamonete. Allora fece una frusta di cordicelle e scacciò tutti fuori dal tempio con le pecore e i buoi. Gettò a terra il denaro dei cambiamonete e ne rovesciò i banchi e ai venditori di colombe disse: portate via di qui queste cose e non fate della casa del Padre mio un mercato. I suoi discepoli si ricordarono che sta scritto: lo zelo per la tua casa mi divorerà. Allora i giudei presero la parola e gli dissero: quale segno ci mostri per fare queste cose? Rispose loro Gesù: distruggete questo tempio e in 3 giorni lo farò risorgere. Gli dissero allora i giudei: questo tempio è stato costruito in 46 anni e tu in 3 giorni lo farai risorgere? Ma egli parlava del tempio del suo corpo. Quando poi fu risuscitato dai morti, i suoi discepoli si ricordarono che aveva detto questo e credettero alla scrittura e alla parola detta da Gesù. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Quanta sapienza in queste letture che ascoltiamo attentamente per prepararci degnamente alla comunione, quindi all'Eucaristia che riceviamo. Il Signore ci nutre prima di questa parola per poterci illuminare, perché noi non dobbiamo sciupare niente. E quando dico niente intendo dire i doni che Egli ci elargisce in continuazione. Dopo averci dato la vita, ci dà il respiro quotidiano, ci dà i desideri santi, ci arricchisce proprio dello Spirito Santo. Qui è la visione di Ezechiele, è una visione che si riferisce a tutta l'azione di Dio. L'acqua che prima viene visto da un lato, poi dall'altro, poi dappertutto, in questo tempio che è rivolto all'Oriente. Oriente significa parte da dove nasce il sole, quindi Dio che arriva all'uomo. Infatti, simbolicamente, questo prepara ad una consuetudine acquisita e permanente nella Chiesa. Quanto è possibile, ogni Chiesa che viene costruita viene rivolta verso l'Oriente. Ecco, anche questa Chiesa, potevano costruirla all'inverso. No, lì esce il sole, lì deve guardare questo Tempio. Quindi noi che entriamo in questo tempio troviamo l'acqua lustrale, l'acqua che serve a noi per esprimere a Dio il desiderio della purificazione. Siamo impolverati, infancati, feriti. Allora, prima di entrare nella casa di Dio, vogliamo darci una pulita, una lavata. E l'acqua è messa lì, acqua benedetta, che si prende quando si entra, non quando si esce. Quando si esce siamo già purificati e non serve l'acqua.
E allora quest'acqua simboleggia l'acqua del battesimo con cui ognuno di noi viene purificato dal peccato originale. E una volta purificato, l'uomo diventa un albero fruttifero, cioè può acquistare le virtù, può produrre opere buone, opere di apostolato, di carità, di soccorso, di dedizione, di consacrazione della propria vita. Quindi il Signore prima ci illumina col sole dall'Oriente, la sua venuta, poi ci lava, poi col battesimo ci consacra e noi diventiamo, dice San Paolo quando scrive ai Corinti, dice: adesso lo sapete che voi siete tempio di Dio, e siete fondati in Cristo, perché Cristo è la pietra angolare, è il tempio che raccoglie tutte le perfezioni divine e umane. È la scena che si svolge qui nel tempio. Quel giorno Gesù proprio fin qua era arrivato a vedere il tempio dove vendevano, compravano, poi potete immaginare quale il mercato, no? Si dice proprio per proverbio, state a fare un mercato, la confusione, nessun rispetto per la casa di Dio. Allora prende questa cordicella che trova lì, la annoda e incomincia a frustare di qua di là e caccia tutti fuori. Allora la reazione degli scribi, farisei, sacerdoti: ma tu con quale autorità fai queste cose? Gesù risponde: distruggete questo tempio e in 3 giorni lo riedificherò. Cosa vuole significare? Adesso non vi va che io faccia questa pulizia. Quindi la vostra reazione qual è? È che ve la prendete con me. Vi vendicate contro di me, mi volete uccidere? Fate pure. Quando avrete distrutto il mio corpo, mi avrete ucciso, vedrete che io risorgerò dopo 3 giorni. Loro non capirono, nemmeno i discepoli capirono al momento. Però, dice San Giovanni, quando Gesù è risorto abbiamo capito quelle parole. E abbiamo creduto anche a ciò che la Scrittura dice. La risurrezione di Gesù è profetizzata, no? E lui stesso più volte ripete, quando incomincia a dirlo ai suoi discepoli, questi un po' si scandalizzano, un po' si spaventano, non riescono a immaginare che cosa debba succedere perché il Maestro sapiente, santo, perfetto, che opera miracoli, figlio di Dio, gliel'ha detto San Pietro, poi venga condannato a morte e ucciso. Gesù spiega tutto questo. Allora noi dobbiamo essere questi alberi che crescono lungo il fiume della grazia di Dio, ci nutriamo con le radici, cioè con la inabitazione di Dio in noi. Noi ci nutriamo della grazia di Dio. Avete riposato stanotte? Sì, spero. Beh, pur riposando, non è che stavate facendo chissà quale lavoro, avete acquistato un merito, perché avete fatto la volontà di Dio, avete accettato anche la pazienza della inattività. E quando arriva la sera dico: adesso facciamo il tronco di legno, andiamo a buttarci. È così, però anche quel tempo è sacro, perché diamo ristoro a questo corpo che ci serve per lavorare, per vivere. Quindi tutto appartiene a Dio, se il nostro cuore, la nostra anima, la nostra volontà appartiene a Dio. E questi sono portano i frutti. Gli alberi, dice questo brano di Ezechiele, mettevano tanti frutti, sono le opere dei santi, la vita dei santi, e le foglie servivano come medicina.
Certo, se una persona è molto buona, con la sua bontà, con il suo esempio, con le sue parole, e diventa medicina degli altri, no? Voi la cercate, vi avvicinate, perché dove stanno i santi corrono tutti. Perché abbiamo bisogno anche noi di essere curati, e il Signore si serve delle virtù dei santi, dell'intercessione anche dei santi che sono già in paradiso. Dobbiamo crescere come alberi fruttiferi, degni del sole che è Dio, della pazienza di Gesù che ci lava col sangue e della gioia degli angeli e dei santi che ci precedono, ci accompagnano, ci seguono, perché possiamo arrivare nel Tempio eterno che è il Paradiso. Eleviamo a Dio la nostra preghiera. Diciamo insieme: ascoltaci, o Signore. Chiesa della Cena. La Chiesa di Dio è Chiesa che cena col pane divino. Non muore di fame, non muore di sete chi siede a mensa. Gesù ordinò che sempre sia fatta in sua memoria. Per quella parola è corpo quel pane, è sangue quel vino, è corpo di Cristo, è sangue di Cristo, è vita dell'uomo. Ci porta sul Tabor, ci dona la luce del Verbo di Dio. Con tale caparra ci dà garanzia del regno dei cieli. Riversa nell'anima l'amore perfetto, sigillo di Dio. Felici gli angeli, intorno alla mensa adorano Dio. E lì la famiglia di santi e beati raccolta con noi. Possiamo cantare: si è trasferito il cielo quaggiù. Adesso siamo qui. E poi saliremo insieme lassù. Canto numero